docente. Però giunto nel 47 progetto questa prima macchina. Da qui avvia la sua collaborazione con la Polonia, dopo lo scuola economica che viene fondata nel 1905. E da questo quindi il collaboratore si terrà con l'evoluzione della progettazione delle macchine da fare. Questo perché è importante far sì che le macchine fossero più affidabili, più moderne dal punto di vista estetico, di costruttori che hanno i grandi architetti. Sicuramente in questo caso dal primo progetto che compiere è un progetto vincente dal punto di vista estetico. E dal punto di vista diciamo, del suo funzionamento, al momento della progettazione è evoluto. Però poi negli anni successivi viene inventato un altro sistema, il sistema di realtà con forti cambiamenti. Quindi vedrete in questo breve percorso che abbiamo preparato nel caso alle macchine di sempre oggi conti l'evoluzione anche del sistema di funzionamento. Quindi questo sistema è stato il primo presentato dal mondo era funzionamento a vapore, quindi richiedeva un tempo di preparazione molto più lungo rispetto al sistema di era. L'invenzione fu geniale, però proprio negli anni successivi, ritornando un anno dopo, si fermò perché non era più al passo dei tempi, diciamo, dal punto di vista tecnologico. Però è rimasto comunque nel sogno di tutti i collezionisti come me questo progetto, perché sicuramente una delle macchine più belle che siano mai state progettate, dal punto di vista sia estetico.